Il Catanzaro c'è e ci sarà. In C la squadra di Erra si salva e non importa se lo fa a titoli di coda nell'ultima gara di campionato al termine di una partita che non ha entusiasmato per gioco e tattica. Contro il Melfi contava solo il risultato, contavano solo i 3 punti per evitare arzigogolati calcoli, per evitare soprattutto la lotteria dei play-out. Spareggi per non retrocedere, a cui pensava già il Melfi con il corpo al ceravolo, finalmente ritrovato a festa sugli spalti, con la mente già alla fase post-season. Eppure il Catanzaro ci mette più di un'ora per scardinare la difesa lucana. Nella prima frazione giallorossi pericolosi con Agnello, che al 31esimo sbaglia da 2 passi e poco prima dell'intervento sfiora l'incrocio dei pali. Melfi attivo solo con qualche tiro dalla distanza di Tortolano. Stessa musica nella ripresa, il Catanzaro crea poco o nulla, gli ospiti ringraziano e restano rintanati. Poco prima del 20esimo la rete liberatoria sull'asse a Godirì Mancuso Razzi e dell'ultimo il gol della salvezza, che fa fare un bel respiro di sollievo ai tifosi delle Aquile ritornati in apnea poco dopo sulla punizione di Amelio respinta da un super grandi. Il Catanzaro c'è e ci sarà in C. Da Catanzaro per la CNews 24.